solito caffè annacquato. Ma nemmeno un caffè sa fare quest'idiota. Fulvio, ma secondo te gliel'ha già dato da mangiare al canarino? Letizia, le buone abitudini non si perdono mai. Ridete, ridete pure. Criticate. Criticate pure. Tanto non sapete fare altro. Guarda, Letizia, si sta mettendo la giacca elegante. Ma avrà un appuntamento? Di certo, non coi carabinieri, dopo tutti questi anni. Dopo tanto tempo, è un vero tormento, devo assolutamente confessarlo, parlarne. È successo tanti, tanti anni fa. Come facciamo a mantenere questo bambino? Come? Siamo due poveracci, lo sa benissimo. Io non avevo la minima intenzione di rimanere incinta adesso. E perché la cosa dovrebbe riguardarmi? Voi due siete due domestici. Non miei figli. Sa benissimo che Letizia è stata messa incinta da quel porco approfittatore di suo marito. E io cosa c'entro in questo? Quel morto di fame buono a nulla sarà in giro a ubriacarsi per osterie. Se non vuole finire in galera con lui nei prossimi suoi giorni, ci dia quello che chiediamo. Lei lo saprà, perché lei l'ha visto quel giorno suo marito seguirmi in cantina. E ne sono sicura che ha sentito le mie grida mentre lui abusava di me e non ha fatto niente. E il paese, tutti non vedono l'ora di incastrarlo. Sa com'è, non ci corrono, le ragazze parlano, solo che nessuno aveva le prove. Almeno finora. Va bene. Avrete i vostri soldi. Beh, guarda, c'è Gino. Mi sa che la nonna ti lascerà un po' meno soldi in eredità. E da quel giorno mi sono entrata in testa. Ma di che cosa stai parlando, Gino? Le voci parlano, raccontano, commentano tutto quello che faccio. Non ne posso più. Loro. Loro chi? Ma Fulvio e Letizia. Coraggio, Gino. Adesso vai a riposare. Prendi queste pillole per dormire e vedrai che le voci non le sentirai mai più. Grazie, dottore, grazie. Ho fatto bene a venire. Certo, Gino, certo. Dottore, grazie. Vai, Gino. Grazie, dottore. Letizia? Fulvio? Allora, dottore, sempre la stessa storia? Sì, ho trasferito su di voi tutte le paure che il suo inconscio gli suggerisce. E come ogni giovedì da 20 anni a questa parte, me le viene a raccontare. Ma credo che questa sia l'ultima volta.